Guarda, io mi ricordo che quando c'è un film che mi è rimasto particolarmente impresso nell'anima, nel cuore e nella mente, che era il 25esima ora di Spike Lee. Non so se... Era il primo film girato a Ground Zero, quindi dopo l'11 settembre. E così era ancora così forte l'emozione di quella, il dolore, no? Per quell'avvenimento straordinario, che quel film è rimasto, per me rimarrà nell'immaginario collettivo, perché raccontava proprio una ferita profonda. Con Voce Sirena noi abbiamo fatto la stessa cosa, siamo tornati in quei luoghi dove c'era ancora il nero del nero fumo, c'era ancora la puzza di bruciato, c'era tutta la devastazione, che per noi è stato un coltello nel cuore ogni giorno che giravamo. E questo credo che valga per tutti quelli che anche da qui a 20 anni, da qui a 10 anni, magari sarà tutto ricostruito, io me lo auguro, nel migliore, proprio veramente, con tutto il cuore, ma per chi non ha vissuto proprio il dolore e l'orrore di quello che è successo, sarà bene che non si dimentichi. E Voce Sirena servirà anche a questo. Guarda, io credo che ogni volta che si fa un personaggio bisogna attraversare la propria anima e andare a pescare qualcosa. Per Chanel sicuramente sono andata a pescare nei miei demoni più nascosti. Per interpretare questo personaggio, era un personaggio reale, parte come personaggio reale di cronaca, è qualcuno che indaga su quello che è accaduto. Il bello è il risvolto, perché questo accadimento, questa devastazione la fa prendere coscienza, la fa prendere connessione con la parte più intima della sua anima, alla ricerca dell'archetipo che poi è Napoli. Quindi ho lavorato sempre di archetipo, sempre di in profondità, perché più si va in profondo e più si scoprono cose. Beh, il rapporto con la città di Napoli è mi sento inserita in quella che è proprio l'anima della città di Napoli. Sono napoletana, sono nata a Napoli, continuo a viverci, non la lascio, non la lascerò facilmente, perché ho bisogno di sentire gli umori di questa città. Poi è una città dove c'è il molto alto e il molto basso, dove c'è la grande bellezza, c'è la magnificenza dell'orrore, e tutto questo alimenta e serve a nutrire il mio lavoro.